Festival dell'Economia si accende il dibattito nel confronto su finanza, sovranità e biodiversità organizzato dalla Cooperazione Trentina. Al sistema bancario serve capitale pubblico per stabilizzarsi, o almeno così deve essere temporaneamente. Parola dell'economista Lorenzo Binismaghi, oggi docente ad Harvard. Questa, ha detto, è l'unica scelta possibile, anche se impopolare. Per quanto i cittadini siano stufi di dare soldi alle banche, oggi non c'è alcun operatore privato disposto a ricapitalizzare il sistema bancario. Uscire dall'euro sarebbe un disastro. Ma perché siamo arrivati fin qui? Gli stati hanno dato vita a sistemi bancari sovradimensionati, finché è durato, ha spiegato Binismaghi. All'arrivo della crisi ne è però emersa la fragilità. Per l'Italia, come per altri paesi europei, non è rimasto che percorrere la strada dell'austerità. Ma di austerità, come titola il suo libro, si può morire? Sì, si può morire. È un po' un suicidio, perché l'austerità si mette in atto solo quando non si hanno più altre possibilità, quando non ci sono alternative. E purtroppo il nostro paese si sta indirizzando verso quella direzione, perché non facciamo le riforme da anni, non riusciamo a sviluppare la competitività del nostro paese, e ci muoviamo solo quando c'è la pressione dei mercati, quando c'è la crisi, sull'orlo del precipizio, e in quel momento lì si prendono misure di austerità. Pericoloso e anzi tossico è invece per Donato Masciandaro far entrare lo Stato in banca proprio in Italia, dove il pericolo della corruzione è elevato e dove, spiega, si evitano il più possibile i pagamenti elettronici, con la scusa che sono scomodi per le vecchiette. Io credo che la parte del paese che non ha niente da nascondere dovrebbe incentivare, dovrebbe promuovere la diffusione della moneta elettronica, perché l'anonimità delle transazioni conviene a chi ha qualcosa da nascondere. Le banche non sono tutte uguali, dice il professor Leonardo Becchetti. I cittadini con il loro portafoglio devono stimolarle a diventare più socialmente responsabili e attente al territorio. Non tutte le banche, viene detto, sono casse rurali che prestano il 90% di quanto raccolgono. Altre sono più schiave della creazione di valore per gli azionisti. Anche detto, a un certo punto non vedo l'ora di poter vedere le tribune elettorali delle banche. Cosa vuol dire? Beh, assolutamente, perché noi come economisti sappiamo benissimo che il grosso di quello che si decide si decide sui mercati e nel settore economico. E allora il settore economico deve essere più accountable, quello che fa deve essere più conosciuto, e i cittadini devono essere posti di fronte ai comportamenti delle aziende e devono poter conoscerli per poter votare poi col loro portafoglio, cioè scegliere di mettere i loro risparmi in quelle banche che sono più al servizio dei cittadini e del territorio e meno magari dedicate ad attività puramente speculative.